Però, come romano, devo dire che devo essere tollerante. Noi romani dobbiamo essere tolleranti perché è una città eterna, una città aperta, vengono tutti a lamentarsi. Ultimamente vengono a fare le manifestazioni, vengono tutti a Roma, tutti quanti, da ogni parte del mondo, da ogni parte d'Italia quantomeno. Tutti a lamentarsi, dice, ma perché vengono tutti a Roma? Dice, perché certo voi a Roma avete il potere. A noi a Roma ci abbiamo il potere. Ma se noi non ci abbiamo anche il potere di parcheggiare in doppia fila, che potere è? Dice, perché voi a Roma avete i ministeri. Ma prendeteveli i ministeri. Famo un po' per uno come nonna, una settimana per uno, una settimana se la prende zia, una settimana se la prende zio, e casomai a Natale ci riprendiamo noi, vi prendete i ministeri, con i ministri, i sottosegretari, gli assessori, le scorte, le auto blu, prendetevi tutti, perché a Roma si viaggia soltanto in auto blu. Mio zio c'ha una Ritmo vecchia rossa, non passa più, so anni che sta fermo, arriva sempre in ritardo. La settimana scorsa. La settimana scorsa, visto che non passava, gli ha dato una verniciatina col pennello, de blu, oh, arrivava prima di tutti, metteva l'acqua sul fuoco e tutti a dire, ma come hai fatto così presto? C'ho la Ritmo blu. Anche perché lui fa sempre la strada, quelle strade preferenziali, la corsia preferenziale con la Ritmo, di solito, insomma, sono tutte macchine della polizia con la paletta, sai, la polizia devono passare i ministri che vanno al gabinetto, poi quando si va al gabinetto si va veloci, quindi automaticamente passano quelle macchine lì. Certo, uno che va con la Ritmo blu, insomma, no? Desta sospetto a che l'ha fermato la stradale, dice documenta e libretta. Dove va con la Ritmo blu? Dove sta andando? Che è il linguaggio in codice. Dove sta andando? Dice. Sto andando a casa. Ah, e come mai fa la corsia preferenziale? La preferisco, l'altra non si passa. Ma il problema è che a Roma non si passa perché ognuno ha qualcosa da recriminare. Ci sono manifestazioni a rotta di collo, non si passa. Non si passa, non c'è verso, dice, beh, però voi non potete passare al centro, ma fuori al raccordo, come no? Noi abbiamo il raccordo anulare, 68 chilometri di raccordo anulare, è un anello, è un cerchio, noi praticamente il problema lo aggiriamo, non lo risolviamo, gli giriamo intorno come uno squalo, andando, 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 perché non si passa a Roma. Tu monti sulla rampa del raccordo anulare, sai quando parti, ma non sai se arrivi. A Roma ogni telefonata finisce. Vieni a pranzo se Dio vuole, non si sa se puoi tornare, perché non è che è solo andare, è proprio uscire, tu desisti, ok, so 4 ore che stai in macchina, non sai perché non si passa, ok, decidi, vado a casa, non si può, mi fa uscire, pipì, metti la freccia, mi fa uscire, per favore, voglio uscire, per favore, niente da fare, arriva in altro giro, 68 km, dice, vabbè, mo esco un po' prima, lo so, esci prima, pipì, metti la freccia, mi fa uscire, per favore, devo uscire, vanno a casa, pipì, mi fa uscire, non si esce, al terzo giro metti a folle e dice, ma portatemi voi, ma fate un po' come vi pare, ma che me frega a me, perché non si passa, non c'è verso, assolutamente, dice, sa, se può, no, non si può. Non si può, non c'è possibilità alcuna. Tu rimani in macchina ore e ore senza sapere, perché se tu sai per quale motivo non si passa, il tempo te passa prima. E tutti stanno lì a occupare spazio. Tu prendi una strada consolare, che poi si chiama consolare non tanto perché attribuibile a qualche console, no, consolare perché dopo 7-8 ore te consoli con quello della macchina vicino. Dici come va? Che devi fare? Qui se passa. E tanto che è qui, come? Sto fio l'ho partorito all'incrocio con l'altra strada. Adesso va a scuola dentro il pulmino, se sta a sposare con quella della macchina appresso. Non si passa, non c'è verso. Una strada consolare intasata, prendi la Tuscolana. È intasata, non si passa perché? Non si sa. A un certo punto sbuca dai cespugli un ausiliario del traffico, travestito da platano, te esce fuori. Arrabbiato perché lui voleva studiare da tranviere, è arrabbiato con te, tu lo incontri la mattina e dici scusi, perché non si passa? Non si sa, non ti risponde e se ne va. E magari non si passa perché? Perché c'è un cartello
stiamo lavorando per te. Ah, io so 4 ore che sto in macchina da stamattina perché voi state a lavorare per me e io manco lo sapevo. Non mi mandate poi la fattura a casa perché io non la pago sicuro. A me mi stavano bene pure i lavori come stavano prima, non che lavorate per me. Perché se voi lavorate per me, quando passo io, voi state a mangiare una pagnottella sotto una fratta a fumare una sigaretta? Perché se voi state lavorando per me, quando passo io che sono il principale, non dico di ammazzarvi del lavoro, ma fate finta, ciao, sbrigamoci, sta a passare il principale, se state lavorando per me. Altro che scuse. Comunque non si passa, l'ausiliario del traffico è accanito. Ausiliari, che poi che lavoro è l'ausiliario del traffico? Cioè che lavoro fai, caro? L'ausiliario del traffico. Ma perché non te droghi con le pasticche sintetiche? Perché non ti dai alla prostituzione? Perché non fai un lavoro un po' più redditizio di fare l'ausiliario del traffico? Perché devi tormentare l'anima mia? Perché? Che lavoro è? Sei stato in bisca fino a 40 anni e mo ti trovi un lavoro, l'ausiliario del traffico? E non si passa, è arrabbiato con te, non te lo dice. Perché non si passa? Via, andiamo, veloci, non si passa, via, circolare, fare un'altra strada. Perché non si passa? C'è sciopero. Di chi? Dei fabbri della Lombardia. E a Roma devono venire a scioperare. Eh beh, certo, a Roma, Roma è la capitale, ho capito, ma sti fabbri che vogliono? Che vogliono? Il ferro va battuto quando è caldo, in Lombardia fa freddo e non si abbatte più. Forza, via, un'altra strada. C'è sciopero, via, non si passa. Via, andiamo, via, veloci. Andiamo, circolare. Fai un'altra strada. Fai la casilina, non si passa, c'è sciopero. Di chi? Dei fornai del Molise. E che vuole? Non si vive di solo pane, anche di crackers. E allora quelli in cell'anno e fanno sciopero e devono venire qua. Fai un'altra strada, fai un'altra strada. La Pontina, non si passa perché c'è sciopero. Di chi? Dei zingari di tutta Italia. Ma quelli non lavorano, appunto. Fanno sciopero, non rubano tutto il giorno, stanno con le braccia conserte. E lo sanno loro. Ha capito? Ho capito. Ma che vogliono sti zingari? Che vogliono? La casa, vogliono la casa, la casa. Ma scusa, il nomade non deve nomadà, deve nomadà di qua, deve nomadà di là. Che vuole la casa? Certo. E poi ci mette le ruote e se la porta in Romania d'estate e ci passa le vacanze. Non si passa, via, un'altra strada, fai un'altra strada. La Laurentina non si passa perché c'è sciopero. Di chi? Dei pescatori del Brennero. E quanti so? 2. E che vogliono? Che vogliono? Non c'è il mare. E cambiassero regione invece di venire qua, no? Ma comunque non si passa, per un verso o per l'altro non si passa. A Roma rimane imbottigliato. Allora tu dici, guarda, io devo andare via. Io non la odi la macchina, la vendi, guarda, se la compri la macchina, è un affare, veramente. Non li voglio, in conto vendita, poi me li dà a casa i soldi, esci dalla macchina, scavalchi un muretto, entri dentro un recinto, citofoni a uno, che mi fa uscire dalla cucina, devo andare verso Roma, veramente, mi faccia passare. Rubi un motorino, prendi un tram, fai un pezzetto a piedi, entri dentro una fogna, sbuchi da un tombino, rubi una macchina quantomeno euro 6. Per arrivare dove devi arrivare non si passa, c'è un secondo un blocco. Varco invalicabile, varco attivo, ZTL, zona traffico limitato, telecamera a circuito chiuso, telecamera a infrarossi, telecamere a contatto termico. Oddio, non si passa. Si passa. A Roma? Si passa. C'è la telecamera? Perfetto. Cosa prende? La targa posteriore, perfetto. Tu dove ce l'hai la targa? Sul cofano, perfetto. Alzi il cofano prima di entrare. Lo alzi su bene. La telecamera, quando passi, ti prende la spesa e il cric. Chiaramente. Non sei identificabile e passi. Dice, ma io la targa ce l'ho sul paraurti. Perfetto, prendi un giubbotto, lo metti a cavarcioni sopra il paraurti, chiudi il portellone, ti rimane una manica che ciondola sulla targa
la telecamera non riesce a prendere la targa, anzi se passa qualcuno dice: oddio, che è successo? Mio fratello stava attaccato al giubbotto, ma lo so perso. Oppure, altro espediente, per esempio, se non c'è né il giubbotto né la spesa, allora c'è un signore, di solito, senza permesso di soggiorno, tu gli dai vicino 2 euro, 3 euro, dipende dal soggiorno, e lui ti si attacca alla macchina dietro, a passo d'uomo, entra con te, a lui gli prendono il sedere, ma te la targa non te la prendono. Oppure, ultimo espediente per entrare nella ZTL, la telecamera ti prende la targa, ti prende da dietro, giusto? Quando tu entri, quello registrano sul nastro, i vigili sbobinano il nastro e vedono che entri e sei reo, e quindi paghi la multa, se entri demuso. Ma se tu entri a retromarcia, quando sbobinano il nastro, sembra che esci e la multa non la paghi più. The end. Thank you very much, ladies and gentlemen. Ciao!